Grazie Presidente. Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'indagine in oggetto si trova allo stato in fase istruttoria, essendo tuttora in corso le indagini preliminari nell'ambito delle quali sono state disposte misure cautelari. È doveroso aggiungere, peraltro, che i fatti riportati dagli organi di stampa si riferiscono ad anni in cui l'attuale governo non era in carica e che l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non risulta in alcun modo coinvolto nell'indagine in corso. Sulla base delle informazioni acquisite da ANAS, si rappresenta che in concomitanza con la notifica delle misure interdittive, i dipendenti attinti da tali provvedimenti sono stati sospesi dal servizio. Sul punto, ANAS si riserva di assumere ogni eventuale, ulteriore, opportuna e necessaria iniziativa. In merito ai presidi in materia di anticorruzione adottati da ANAS, si ricorda che il mutamento della natura giuridica di ANAS, disposto dal decreto legge 50 del 2017, ha comportato l'esclusione della società dall'applicazione delle specifiche disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza destinate alle pubbliche amministrazioni e alle società in controllo pubblico. Ciononostante, la società in ogni caso ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza denominato Framework Unico Anticorruzione. Il modello impegna la società ad una serie di adempimenti che includono la nomina e la definizione dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con il decreto legislativo 39 del 2013, il mantenimento della sezione Società Trasparente sul sito web istituzionale con puntuale selezione di dati, documenti e di informazioni da continuare a pubblicare a titolo volontaristico. I contenuti del modello volontaristico sono stati comunicati all'ANAC, cioè all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota del 20 giugno 2019. A dicembre 2021 l'ANAS ha ottenuto la certificazione di conformità allo standard internazionale Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, confermata a novembre 2022 a seguito dell'attività di prima sorveglianza. A dicembre 2023 l'ente certificatore ha concluso le attività relative alla seconda sorveglianza per il mantenimento della certificazione. A queste misure si aggiungono le procedure aziendali e le istituzioni operative adottate da ANAS relativamente al processo approvvigionamenti e in particolare la società ha disciplinato puntualmente le modalità di programmazione dei fabbisogni, di affidamento e stipula dei contratti, di gestione degli affidamenti, di definizione dei rapporti con subappaltatori e fornitori. Tali procedure, che per tutte le tipologie di affidamento regolano anche le fasi di accesso agli atti di gara nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, sono state tempestivamente allineate alle disposizioni previste del nuovo codice degli appalti pubblici. In conclusione, si conferma che ANAS si è tempestivamente messa a disposizione della Procura della Repubblica nel rispetto dei rispettivi ruoli affinché sia fatta al più presto chiarezza sui fatti di cronaca richiamati dagli interroganti.